Ma non è una droga, eh? Sì, poche parole, soltanto per dirvi che il campo di Via Candoni è l'emblema appunto delle politiche, delle mancate politiche di integrazione della Giunta Alemanno, perché la situazione che qui avete potuto riscontrare è quella che si è creata anche negli altri campi attrezzati in giro per la città. La gestione commissariale che poi di fatto ha visto la giunta Alemanno protagonista, insieme anche al prefetto che era stato nominato appunto commissario per l'emergenza Roma a Roma, è stata uno sperpero di fatto di risorse economiche. Ecco, noi l'abbiamo denunciato più volte in diverse conferenze stampa insieme al nostro gruppo del Partito Democratico in Campidoglio, abbiamo chiesto anche un consiglio straordinario sull'emergenza Rom e purtroppo non c'è stata fornita alcun tipo di risposta. Vogliamo capire dove sono andati a finire i 20 milioni di euro della gestione commissariale che si sono aggiunti già alle risorse ordinarie che la città aveva per i Rom e per la gestione dei campi. Vogliamo capire che tipo di strategia, visto che questo lavoro che ha portato avanti alla Giunta Alemanno ha prodotto soltanto tensione all'interno dei campi, peggiori qualità di vita e oltre 250 insediamenti abusivi di Rom che sono stati sgomberati e che vagano da una parte all'altra della città appoggiandosi in situazioni di fortuna. Questo è quello che crea la tensione sociale, come giustamente dicevano sia Veloccia che Paris. Non è la presenza dei Rom su Roma, perché le amministrazioni precedenti e alcune amministrazioni municipali, come quella del 15° municipio, hanno dimostrato che la convivenza è possibile, hanno dimostrato che con buoni servizi e una capacità inclusiva Roma può essere davvero una città accogliente. Mentre Alemanno ci ha dimostrato che montando la cittadinanza, pur avendo a disposizione tante risorse, si può creare tanta confusione, tanta tensione e un grande spreco di risorse economiche. Il Partito Democratico di Roma, insieme ai partiti dei municipi e anche insomma, alle istituzioni che noi governiamo, alla fine di maggio ha organizzato proprio un grande momento programmatico dove noi chiameremo a raccolta tutto il mondo dell'associazionismo e appunto il nostro partito, proprio per, siccome noi siamo fondamentalmente un partito di governo che vuole tornare al governo di questa città, per declinare quelle che saranno le nostre proposte nel rapporto con le grandi comunità rom che vivono questa città e anche le altre comunità di immigrati, nella chiave appunto di una presenza stabile che li deve vedere protagonisti della vita di questa città e anche fruitori dei servizi che noi saremo capaci di mettere in piedi. Grazie.